Sono trascorsi 40 anni dal nuovo diritto di famiglia che nel 1975 fu approvato dal Parlamento italiano e che rappresentò un momento di innovazione, di riforme, di modernizzazione della vita del Paese molto importante, perché in quel diritto di famiglia fu riconosciuto per la prima volta quella parità di diritti tra uomo e donna, tra i componenti del nucleo familiare. Fu riconosciuto per la prima volta il diritto del bambino ad essere considerato persona titolare di diritti con la propria soggettività e non come protesi dei propri genitori. Fu regolato per la prima volta in termini di uguaglianza l'insieme degli aspetti patrimoniali che regono la vita di una coppia, e furono garantiti appunto diritti tesi a dare alla famiglia quelle certezze che sono necessarie per la vita quotidiana. In questi 40 anni sappiamo tutti come l'evoluzione culturale, sociale, di costume ha investito ogni aspetto della vita della nostra società, anche le relazioni tra le persone, le modalità con cui si organizza l'affettività, il modo di essere della famiglia, tant'è che la moderna sociologia parla sempre più spesso di famiglie, volendo sottolineare le molte tipologie di rapporto affettivo, coniugale, di convivenza che regolano le persone. Oggi con questo convegno si vuole riflettere su tutto questo, nel momento in cui sempre di più si sta affermando la necessità di un adeguamento del quadro normativo e legislativo vigente al nuovo modo di essere delle famiglie e delle relazioni interpersonali. Credo che da qui può venire un contributo utile a un dibattito che peraltro investe lo stesso Parlamento, che da mesi è impegnato intorno a leggi importanti volte a dare una regolamentazione giuridica alle coppie di fatto, così come tutta la tematica dell'infanzia è anch'essa una tematica di straordinaria importanza su cui il Parlamento sta riflettendo e discutendo provvedimenti importanti.